Vorrei, quindi, visto la sede, che diciamo che il peccato più incredibile, parlando dei giovani, è fare propaganda, fare ideologia. I giovani devono essere educati a un realismo in tutti i campi. Devono essere invitati ad andare alla cosa nella sua realtà per quanto possibile. E quindi quello che posso dirvi è precedente questa tragedia, perché noi ormai viviamo di un'immagine in tempo reale dell'oggi, ma l'oggi ha uno ieri, ha un passato, e non puoi capire un film se vedi gli ultimi 5 secondi della pellicola. Non puoi capire di che film si tratta se assisti ai suoi ultimi 10 secondi, no? E noi oggi abbiamo la pretesa, televisione, giornale, hanno la pretesa di farci capire qualcosa della tragedia che stiamo vivendo e che in particolare sta vivendo il popolo ucraino in base agli ultimi 10 secondi. Questo non è molto scientifico, direi, no? Vi pare, ragazzi? E quindi cerchiamo di capire qualcosa di questa storia. La storia tra Ucraina e Russia è una storia drammatica che è tale da più di un secolo, ma che diventa particolarmente tragica nel corso dell'ultimo secolo circa, cioè diciamo dalla prima guerra mondiale ad oggi. Abbiamo una storia di due etnie, perché si tratta di due etnie. In particolare per quanto riguarda l'Ucraina occidentale, cioè sostanzialmente il vero cuore dell'Ucraina, anche dal punto di vista linguistico, che è la Galizia, poi un'Ucraina centrale dove vi è un equilibrio tra etnia russa ed etnia propriamente ucraina, e poi vi sono quelle regioni molto contestate, il Donbass in particolare, perché la Crimea è completamente russa, è abitata da un'etnia russa al 97%, mentre vi è le zone del Donbass dove vi è una maggioranza di popolazione russa. Quindi è un territorio molto, diciamo così, diviso, proprio anche dal punto di vista etnico e religioso, molto diviso. Su queste divisioni poi sono intervenuti degli eventi assolutamente tragici. Il primo è immediatamente successivo alla Prima Guerra Mondiale, quando l'Ucraina, che si era eretta Repubblica Indipendente, viene invasa dall'esercito, dall'Armata Rossa, dall'esercito bolscevico, e viene annessa di forza, con milioni di morti, alla Unione Sovietica. Durante l'epoca stalinista l'Ucraina subisce un vero e proprio martirio per mano di Stalin. Stalin collettivizza tutta l'agricoltura ucraina, che era la grande ricchezza dell'Ucraina. L'Ucraina è il granaio della Russia. Collettivizza forzatamente, gli oppositori vengono massacrati. E questo avviene durante gli anni 30, sotto Stalin. L'odio nei confronti della Russia, quindi si può ben immaginare. In quel periodo si formano inevitabilmente delle formazioni politiche clandestine che, in odio alla Russia, cercano appoggio in potenze occidentali, in particolare nella Germania nazista. Si formano numerose formazioni politiche di orientamento esplicitamente nazista. La più importante è diretta da un signore che si chiama Bandera e che oggi è l'eroe nazionale dell'Ucraina, ma che era un esplicito filonazista, antisemita, ed è oggi l'eroe nazionale dell'Ucraina. Quando Hitler
invade la Russia deve passare per l'Ucraina, ovviamente, perché una delle direzioni dell'invasione nazista della Russia nel 1941 è punta a Stalingrado e deve passare attraverso l'Ucraina. L'esercito nazista è accolto, soprattutto in Galizia, come un esercito liberatore. Hitler non combatte, non spara un colpo per occupare l'Ucraina. Si forma addirittura a fianco dell'armata nazista un battaglione, il battaglione Ucraina, formato da persone ucraine di 80.000 persone che combattono contro la Russia. I motivi di questo odio li ho spiegati, non sono certo indifferenti questi motivi. Fatto sta che quando l'esercito russo riconquista l'Ucraina, dopo la sconfitta nazista a Stalingrado, abbiamo altri massacri, perché tutti i collaborazionisti o i presunti tali vengono perseguitati e altri milioni di morti. Questa è la tragica storia. C'è una guerra civile permanente. Una guerra civile permanente che va avanti da un secolo. Dopo la guerra, l'Ucraina, come sapete, è una delle repubbliche che fanno parte dell'Unione Sovietica, cioè è tutto incorporato nell'Unione Sovietica nel Patto di Varsavia. La cortina di ferro che divide l'Europa orientale, eccetera, eccetera, la famosa cortina di ferro che divide appunto i paesi che fanno parte del patto di Varsavia, della NATO russa, diciamo, e gli altri paesi dell'Europa occidentale che fanno parte della NATO atlantica. Sembrava che dopo la caduta del muro e la fine dell'Unione Sovietica le ragioni di questa contrapposizione dovessero cessare, ma non sono cessate per nulla. Perché da una parte c'è stata l'esplicita volontà, e qui ci sono infiniti testi che lo mostrano, da parte soprattutto delle correnti neoconservative americane, di una idea egemonica, il secolo americano, lo chiamavano questi grandi esponenti della destra americana, no? Il secolo americano che doveva realizzarsi con un secolo egemonizzato appunto dalla potenza americana, e dall'altra parte è con Putin in particolare è riemersa una volontà imperiale della Russia. E quindi si è riproposta la situazione, diciamo, di prima della caduta del muro, di prima dell'89, di prima della fine dell'Unione Sovietica, mentre tutti speravamo appunto che le ragioni di questa contrapposizione tra blocchi dovessero venir meno. A questo punto c'è stata, ma qui ci sono testi, documenti, insomma, sono cose, diciamo così, fattuali e incontrovertibili. C'è stata una strategia, man mano che le ex repubbliche che facevano parte del blocco sovietico si autonomizzavano, per ragioni anch'esse storicamente molto evidenti, questi stati, da quelli veramente propriamente tali, che avevano sempre mantenuto una loro indipendenza, tipo Ungheria, Romania, Bulgaria, Polonia, eccetera, agli altri che erano proprio parte dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, come Estonia, Lettonia, Bielorussia, Georgia, eccetera, 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 da parte di tutti questi paesi una esplicita volontà di aderire al blocco occidentale e entrare a far parte alla NATO. Si poteva capire questa tendenza, ovviamente, no? Erano tutti paesi, erano tutte nazionalità che avevano sofferto dell'oppressione e della dittatura sovietica. Quindi si poteva capire, ma certo, dall'altra parte vi era una volontà di riaffermare una potenza imperiale come la Russia. Quindi forse le cose andavano gestite con avvertenza, con criterio, con ragionevolezza, in modo da non
provocare né da una parte né dall'altra traumi poi difficili o impossibili da gestire. Invece si è proceduto ad un sistematico allargamento della NATO, sono entrati nella NATO via via tutti i paesi ex patto di Varsavia e l'ultimo che ancora non faceva parte della NATO, Estonia, Lettonia, Polonia, tutti sono entrati a far parte della NATO, l'unico anche delle repubbliche ex dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche dell'URSS, l'ultimo era l'Ucraina. Lì nel 2004, dal 2004, vi è in atto una vera e propria guerra civile, asperrima, durissima, con migliaia e migliaia di morti, una guerra civile che riguardava in particolare le regioni del Donbass, a maggioranza russa, etnia a maggioranza russa. Una guerra civile durissima che durava dal 2014 e a cui abbiamo assistito in totale indifferenza. Nessuno ha parlato di questa guerra civile, nessuno ha parlato di massacri che vi sono stati da una parte e dall'altra durante questa guerra civile. L'Europa ha tranquillamente assistito a questa sciagura, a questa tragedia, non è riuscita ad intervenire, non è riuscita a trovare un accordo che non era difficile all'inizio, perché doveva un accordo che logicamente avrebbe dovuto passare attraverso un atto di autodeterminazione di quei paesi, di quelle regioni, chiaro, un atto di autodeterminazione che fa parte da sempre della strategia della natura delle Nazioni Unite, no? Consentire a questi atti di autodeterminazione in condizioni di questo genere. È stato così anche per l'ex Jugoslavia. Prima ha detto che questa è una tragedia a cui non eravamo preparati. Ma come non eravamo preparati? In Jugoslavia non è successa una cosa assolutamente analoga. Il disfacimento di un'unità semi-imperiale che crea, appunto, che fa esplodere queste tragiche, antiche rivalità tra nazionalità, che erano costrette all'interno di un unico blocco perché questo blocco era un blocco autoritario, dittatoriale. Finito quello, queste rivalità, questi odi esplodono. Quindi eravamo del tutto preparati alla cosa, avevamo vissuto 20 anni prima neanche una tragedia analoga. Quindi è proprio impreparazione, proprio incultura, è proprio mancanza di visione storica, capite? Quando non si sanno, non si conoscono i passati. Quando non si conosce la realtà che dobbiamo affrontare, è molto facile. Per questo i nostri classici invitavano a studiare la storia, per capire com'essa mai si ripete uguale. Ma vi sono delle regolarità. Quando un blocco imperiale si sfascia, esplodono antichi odi. Devi saperlo, perché i blocchi imperiali prima o dopo si sfasciano. Vedi l'impero austro-ungarico, vedi tutti, si sfasciano. Ma se tu non riesci a prevederne le conseguenze, scoppiano tragedie come quelle a cui stiamo assistendo. Ora tutti assistiamo a questa tragedia, ma quando si massacravano nel Donbass nel 2008, nel 2014, eccetera, eccetera, nessuno parlava. Quando l'esercito ucraino, dopo che il Donbass, la maggioranza della popolazione del Donbass aveva deciso un referendum per aderire all'Unione Russa, l'esercito ucraino ha invaso il Donbass e vi sono state guerre, morti, massacri, migliaia e migliaia di uccisi, bambini compresi. Ma allora silenzio, nessun giornale parlò, nessuna immagine ci venne trasmessa dalle nostre televisioni e tutti tranquilli. Perché quando non vediamo una cosa siamo tranquilli, mentre bisognerebbe capirle le cose e non aspettare che ci venissero trasmesse da mamma TV. Vi pare? Ecco, questa è la situazione. Ora, come se ne esce? Se ne può uscire o con la sconfitta di uno dei due, oppure allargando il conflitto, continuando il conflitto, fino a che uno dei due non venga sconfitto. Ma chi potrebbe essere sconfitto? L'Ucraina?
l'Ucraina appoggiata in modo esplicito dalla NATO e da tutti gli stati occidentali, potremmo noi tutti accettare, tollerare una sconfitta di che tipo? Un rovesciamento del governo, l'instaurazione di un governo fantoccio, filo russo? No, è chiaro, non potremmo accettarlo. E quindi dobbiamo aspettare la sconfitta della Russia, che la Russia si ritiri, che la Russia abbandoni la Crimea, abbandoni il Donbass, popolazioni a maggioranza russe. È possibile pensare a una cosa di questo genere? Dubito. E allora quale può essere la linea della trattativa? E la linea della trattativa è quella che era stata già definita in accordi precedenti, gli accordi di Minsk del 2015, tra l'altro fortemente voluti da uno dei più importanti stati europei, cioè da Francia di Macron, che fu la prima artefice di questi accordi di Minsk, che prevedevano che cosa? Che prevedevano un referendum sul Donbass, delle popolazioni del Donbass, da che parte volevano stare, referendum da svolgersi secondo tutte le regole e le garanzie sotto la supervisione delle Nazioni Unite, e uno statuto di, no, non di neutralità, ma un impegno da parte del, perché nessuno può chiedere a un paese di essere neutrale se vuole allearsi con un altro, ma un impegno di non far entrare l'Ucraina nella NATO, in particolare un impegno di non installare basi militari NATO a ridosso della Russia. Questo era l'accordo, le linee generali dell'accordo di Minsk del 2015, che non è stato in alcun modo poi applicato. E siamo giunti alla situazione attuale. Questa è la storia. Dopodiché è chiaro che immense e inescusabili sono le colpe della Russia nell'aver invaso un paese, nell'averlo attaccato. Ma se noi vediamo soltanto l'ultimo minuto del film, difficilmente possiamo capire come si è giunti a quell'ultimo minuto. Grazie, grazie per questa dimensione e profondità storica dell'analisi nel corso del Novecento, che dà ragione anche delle motivazioni, anche dell'asprezza della contrapposizione tra ucraini e russi, che in effetti noi come occidentali degli ultimi decenni del Novecento siamo abituati un po' a vedere come popoli fratelli, in realtà di fratelli. Insomma, fraternità non c'è proprio nulla, visti i trascorsi e i precedenti dell'epoca staliniana. Adesso lascerei spazio a qualche domanda dei ragazzi, se ce l'hanno, altrimenti le curiosità e, come dire, anche gli argomenti grossi, non soltanto curiosità, saranno tantissimi. Ecco. A cominciare dai rischi, di estensione nucleare del conflitto, che non possono non preoccuparci. Ragazzi, se avete qualche domanda, prego, avvicinatevi al microfono e fatela. Ehi. Niente, guarda se c'è qualcuno che sì. Io so che le hanno preparate, qualche domanda l'hanno preparata, ma sono timidi. Ci siamo noi forse, ci sentite? Sì, che vi Sì, sì. sentiamo. Chi siete? Classe? Siamo la quinta ASA. Prego. Noi avremmo una domanda da porre al filosofo Cacciari, ovvero nel nostro paese, in merito alla guerra, dal punto di vista politico, la sinistra è divisa. Chi, come per esempio il Partito Democratico, è favorevole all'invio di armi? E chi invece, come il Movimento 5 Stelle, anche se non è detto che si possa definire proprio di centro-sinistra, condanna con forza questa pratica.
Quali di queste posizioni, secondo lei, rappresenta meglio i valori dello schieramento politico di sinistra? Anche qui la risposta obbligherebbe a una lunga digressione storica. Io penso che non soltanto per quanto riguarda l'atteggiamento nei confronti di questa guerra, ma in generale parlare oggi di una sinistra in Italia abbia pochissimo significato. Almeno non ha alcun significato se lo confrontiamo con quello che una volta si intendeva per sinistra o per centrosinistra in questo paese. Anche qui il discorso è lungo, bisognerebbe fare tutta la storia della politica estera italiana, ma non c'è mai stata nella politica estera italiana quando sinistra, centrosinistra, come dire, avevano un significato abbastanza preciso. Non c'è mai stato uno schiacciamento totale sulle posizioni atlantico-americane. Mai. Ricordo alcuni fatti quando la Repubblica Italiana dialogava con Arafat, il capo dell'OLP, aveva rapporti molto buoni con i palestinesi, tanto è vero che riuscì in alcune situazioni drammatiche a mediare con loro ed evitare stragi e attentati. Tutti lo sapevano, tanto è vero che appunto Sigonella, quando gli americani volevano catturare Sigonella e portarsi a casa alcuni terroristi dell'OLP, ci fu un'opposizione netta, durissima, da parte del governo italiano. Poi, quando Bush Senior, una volta liberato il Kuwait, attaccato dall'Iraq, voleva continuare la guerra fino a Baghdad, ci fu un intervento esplicito da parte italiana, da parte di Andreotti, allora il governo, sconsigliando fortemente, in accordo con altri leader europei, Bush dall'operazione, che poi venne fatta dal figlio sulla base di aperte e dichiarate menzogne all'inizio di questo secolo. Quindi è ben difficile, almeno restando nel campo della politica estera, vedere una qualsiasi continuità tra le politiche estere italiane fino alla fine dello scorso secolo e quelle attuali. Sulla questione dell'invio di armi, la mia posizione è chiara e mi pare del tutto logica. Se vogliamo aiutare l'Ucraina a difendersi rispetto all'invasione, è chiaro che dovremmo anche, se la aiutiamo veramente, pensare ad armarla. Non è questo il problema. Il problema è quello che dicevo prima. La armiamo perché per giungere il più presto possibile ad una trattativa ragionevole con la Russia, o l'armiamo perché continui la guerra con la Russia fino alla sconfitta della Russia? Perché voler arrivare alla sconfitta della Russia è, penso che sia facile ragionare, abbastanza pericoloso, perché sconfiggere la Russia non è proprio una cosa da niente, no? Essendo la seconda potenza nucleare del mondo. Bismarck, l'avrete studiato a scuola, Bismarck, no? Il fondatore dell'impero germanico, del secondo Reich, Bismarck, vincitore della Francia, appunto, 1871 e così via, l'avrete studiato, spero, e Bismarck diceva, stiamo molto attenti, perché l'orso russo è pericoloso quando resta chiuso e fermo nella sua tana. Ma se lo facciamo uscire dalla tana, allora si salvi chi può. È un gioco molto pericoloso puntare alla sconfitta della Russia, è un gioco molto pericoloso puntare alla dissoluzione della Russia. Molto pericoloso. L'Unione Sovietica si è dissolta un po' per conto suo,
per ragioni interne, per tutte le contraddizioni enormi che aveva e anche per il sacrificio pazzesco che gli costava dover continuamente inseguire gli Stati Uniti sul piano dell'armamento nucleare e delle politiche, come dire, di sicurezza. Quindi lì è stata una dissoluzione, diciamo così, abbastanza incruenta. Ma volere proprio dissolvere la Russia, beh, insomma, è rischioso, molto rischioso. Quindi io credo che la strategia che l'Occidente dovrebbe seguire, l'Europa dovrebbe sostenere, è quella di un cessate il fuoco, di chiedere immediatamente un cessate il fuoco a fronte di una disponibilità a una seria e ragionevole trattativa che riguarda il Donbass e riguarda la presenza o non presenza o in che forma della NATO all'interno dell'Ucraina. Ragazzi. Voglio aggiungere una cosa, se permettete. Andatevi pure a vedere, ci sono anche in internet, eccetera, le dichiarazioni di Becker e di Genscher, ministro, mi pare, della difesa americano e ministro della difesa tedesca, dopo la caduta del muro. Quando cadde il muro, c'era ancora Gorbaciov, no? La perestroica. Quando cadde il muro, si determinò una situazione abbastanza incredibile agli occhi di tutti, anche degli osservatori occidentali. Cioè che cosa? Che si riunificava la Germania dell'Ovest e la Germania dell'Est, diventavano un solo paese. La Germania dell'Ovest ovviamente faceva parte della NATO e di botto la Germania dell'Est diventava non soltanto parte dell'Unione Europea, ma automaticamente anche parte della NATO. Era una situazione abbastanza incredibile. Gorbaciov, ovviamente la Russia, accettarono, non avevano scelte, per carità, accettarono la situazione, ma chiedendo alcune garanzie che non sono mai state scritte nero su bianco, ma che di cui tutti parlavano. Ci sono articoli dello Spiegel, delle interviste di Becker, materiale infinito, in cui si diceva esplicitamente, Becker diceva esplicitamente che non era nelle idee, non era neppure nelle sue idee, nei suoi pensieri, una prospettiva di allargamento della NATO a est. È chiaro che la Russia accettava, per carità, non aveva alternative, ma insomma, cioè, va bene, la Germania si unifica, tutta quanta la Germania diventa parte della NATO, ovviamente, ma chiederemmo delle garanzie che non si proceda all'ulteriore allargamento della presenza della NATO a est. Voglio dire, è ragionevole questa prospettiva secondo voi o no? Cioè, sarebbe ragionevole da parte degli Stati Uniti chiedere delle garanzie alla Russia se la Russia si sognasse, non so, in qualche modo, di installare delle testate nucleari a 50 chilometri, da 200 chilometri, 300 chilometri da Washington? Non credo. Ora, voi dite, sì, ma la Russia non è in grado di fare questo. Ecco, allora siamo a quella politica in cui, appunto, ha ragione il più forte. Bene, non è proprio la politica che voi, non è proprio quella politeia, non è proprio quella repubblica di cui voi avete letto su in Platone o altrove, insomma. Ecco, è una cosa un po' diversa. È la politica del più forte. Ha ragione il più forte. La Russia non può installare missili a 200 chilometri da Washington e Washington può installare missili a 200 chilometri da Mosca. E che volete farci? La politica è sta cosa qui. Vi va bene? Bene. Sì, beh, certo, si deve tener conto dei rapporti di forza, bisogna essere realisti.
Bisogna essere certo. realisti da entrambe le parti, possibilmente, e non far rischiare al proprio paese, alla propria parte, troppo in rapporto a quelli che sono gli interessi anche. Esiste, a proposito di interesse, un interesse europeo distinto da quello americano, un interesse anche economico? Se vorrei. Ma secondo me è talmente evidente che interesserebbe. Infatti l'Europa, quando ci fu la caduta del muro, i grandi leader europei, dai leader socialdemocratici tedeschi a Mitterrand, ripeto, anche i leader italiani di allora, cercarono subito una relazione con la Russia, che poi si tramutò nei grandi accordi per la fornitura di gas, eccetera. No? È evidente che ci sono dei formidabili interessi europei di avere buoni rapporti con la Russia, ci sarebbero. È evidente. Quando ci fu dopo la fine dell'Unione Sovietica, tutti i leader europei sperarono che si aprissero appunto grandi prospettive di relazioni commerciali, di scambi economici, e così è stato anche, perché si sono moltiplicati gli scambi commerciali e l'interesse economico di avere ottimi rapporti tra Europa occidentale e Russia sono immensi, sono evidenti, sono immensi. E tuttavia c'è la politica. Noi, alla faccia di quel cretino di giappo americano che appunto qualche decennio fa parlava di fine della storia. La storia è politica. E la storia non si fa soltanto con gli interessi economici e con la razionalità economica. La storia è politica, la storia è storia del confronto tra grandi volontà egemoniche, che sono volontà politiche. E questo appunto, quando voi ragazzi studiate la storia, dovete sempre averlo presente. Non sono i cannoni a fare la storia e neanche l'economia. È la volontà dei popoli. Se i popoli vogliono la pace, costruiranno pace politicamente. Se invece vogliono imporre la propria egemonia su altri, allora non c'è economia che tenga, non c'è interesse economico che tenga e prima o dopo c'è la guerra. Come è stato con la prima guerra mondiale, come è stato con la seconda e come sarà con la terza, che prima o dopo ci sarà per forza. Sperando che non sia così. Quinta CS ha alzato la mano. Salve, sono Federica Marilongo della Quinta CS. Non sento niente. Sono Federica Marilongo della Quinta CS. Mi sente? Male, parli a voce più alta, se no, non so, se no si faccia tradurre la domanda dal professore che dirige il dibattito. Cerco di alzare la voce. Mi sente adesso? Sì, un po' meglio. Ok. Stavo chiedendo, se si innesca una guerra o in generale un'aggressione, lo si fa per vincere, non certo per perdere. Quindi, no, non sento niente, guardi, mi scusi. Non capisco. Eventualmente facciamo passare davanti la quinta C e dopo recuperiamo poi la quinta CS se miglioriamo. Ci faccia dire lei la domanda che dopo me la... Ma anch'io la sento malissimo perché non sono... Nella quinta C. Quinta C. Mi sente? Sì, adesso sì. Sì. Ok, sì. Allora, se si innesca una guerra... o un'aggressione in generale, lo si fa per vincere, non certo per perdere. Quindi come si può adesso sperare che Putin si ritira senza ottenere niente in cambio, se non truppe di soldati russi morti e opinione pubblica contrariata? E poi, quando lei suggerisce di trattare con l'aggressore, quindi con la Russia, fino a che punto crede che Putin sia disposto a trattare e in caso lo sia, cosa è disposto a perdere e ad accettare, secondo lei? Io penso che appunto la trattativa possa avvenire sulla base degli accordi di Minsk che non sono stati applicati, e cioè sulla base di una sistemazione dell'Ucraina, magari anche all'interno della NATO, sarà l'Ucraina a deciderlo, ma con un impegno formale scritto di non installare in
impianti atomici, stazioni missilistiche in quel territorio. Penso che sia questo. E poi naturalmente Crimea e Donbass dovranno decidere con processi trasparenti di autodeterminazione il proprio destino. Mi pare che questo faccia parte dei cosiddetti diritti umani, no? Quinta classe. Su questa base penso che si possa trattare un ritiro, una cessata il fuoco e un ritiro dell'armata russa. L'alternativa è la continuazione della guerra fino alla sconfitta della Russia. Benissimo. Se si pensa che questo sia una prospettiva realistica e che si possa perseguire questa strada senza rischiare la catastrofe, avanti. E poi chi più vive più vedrà. Quinta classico. Allora, io ho una domanda più che altro, tornando indietro, riguardo la figura di Stepan Bandera, appunto il filonazista, creatore dell'organizzazione nazionalista ucraina. Non capisco niente, guardate, non si sente malissimo. Mi sente adesso? Sì, sento. No, adesso nulla. Adesso mi sente? Sì, adesso sì. La mia domanda, che volevo già fare da qualche minuto, era riguardo Stepan Bandera, appunto nazionalista ucraino nato a Leopoli nel 1918, se non ricordo male, che durante l'invasione tedesca vide la scissione del movimento dei nazionalisti ucraini in due parti, l'OUNM, guidato da Melnik, e OUNB, guidato da Bandera. La mia domanda è la seguente. Visto che Bandera e Banderovski di fatto furono cacciati e non furono chiamati a collaborare con l'ex protectorat ucraine di Koch, se non ricordo male, mentre Melnik invece sì, quali delle seguenti figure tra Melnik e Bandera può essere ritenuto più colpevole di collaborazionismo per proprio con i nazisti? Anche perché Bandera era favorevole alla creazione di uno Stato ucraino, mentre Melnik era favorevole a supportare tramite collaborazionismo il piano espansionistico tedesco nell'est Europa. E soprattutto, oltre a questo, Stefano, mi sente? Guardi, faccio una fatica a seguire bestiale. Non so, ho seguito l'inizio quando parlava di Bandera, poi non ho più capito niente. Dai, prova. Vai avanti a parlare. Sente ora? Forse è meglio. Sì. Mi sente? Sì, dai, parla. Okay. Fin dove ha sentito la domanda? Ho sentito all'inizio che parlava di Bandera e del suo partito, del suo movimento. Ok, la domanda era questa. Essendo durante l'invasione tedesca Bandera messo da parte, addirittura arrestato dai nazisti, mentre invece il suo diretto concorrente, rivale Melnik, che era diventato parte del governo dell'ex protectorat ucraine, dell'ex commissariat, scusi, ucraine. La mia domanda è la seguente. Quale delle due figure può essere più o meno presa come colpevole del collaborazionismo e anche dell'esecuzione di ebrei, rom, eccetera, nell'est Europa, tra le due figure, anche perché poi Bandera, se non ricordo male, combatté anche contro i nazisti verso la fine dell'occupazione, sia contro i comunisti che contro i nazisti, tant'è che fino al 53, se non sbaglio, continua a combattere almeno l'OUN in Ucraina occidentale, nella zona della Galizia. Certo, c'erano diversi movimenti, c'erano movimenti esplicitamente filonazisti e movimenti invece nazionalisti. Vi sono stati personaggi che hanno collaborato in pieno, Bandera no, collaborato in pieno con il nazismo e sono stati autori di stragi documentate, stragi di migliaia di ebrei tra l'altro. Anche Bandera, un antisemita dichiarato,
ma come all'interno del nazismo vi erano correnti diverse, diciamo, esplicitamente, ed è culture più moderate, tra virgolette. Bandera poi venne, uscì dall'Ucraina quando l'Ucraina venne riconquistata dall'Armata Rossa e mi pare che morì in Germania, fu ucciso da agenti del KGB in Germania, mi pare alla fine degli anni 50. Mentre il nazista dichiarato andò negli Stati Uniti e lì è morto, mi pare, alla fine dello scorso secolo, protetto dai servizi segreti americani. Quindi certo, c'erano posizioni diverse, ma certamente entrambi all'inizio dell'invasione nazista non si opposero certamente, non resistettero certamente all'invasione e poi naturalmente si comportarono diversamente, perché poi tra l'altro, come sapete, tra le varie cose davvero che sfiorano l'irrazionale della politica nazista e della politica anche militare nazista, era quello che anche laddove si trovavano in condizioni favorevoli per l'appoggio della popolazione, più o meno diretto, eccetera, eccetera, anche lì poi provvedevano immediatamente a inimicarsi gran parte di quelle popolazioni con politiche repressive e intollerabili. Quindi anche in Ucraina poi l'occupazione nazista provocò una reazione e una resistenza, certo, anche da parte di quelle componenti della destra ucraina che erano comunque essenzialmente nazionaliste prima e ben più che naziste. Quinta BS. C'era una mano alzata. Allora, nel carteggio del 1933 tra Sigmund Freud e Albert Einstein, intitolato Perché la guerra, Freud afferma: gli impulsi primitivi, selvaggi e malvagi dell'umanità non sono scomparsi, ma continuano a esistere, sebbene allo stato represso nell'inconscio degli individui. La mia domanda quindi è: la guerra fa parte della natura umana? Da quando abbiamo memoria storica c'è sempre stata anche la guerra, ma non c'è stata soltanto la guerra. Quindi, come diciamo che la guerra fa parte della natura umana, possiamo anche dire che fa parte della natura umana la ricerca della pace e la pace. Cioè, mi pare evidente che nella nostra natura c'è una volontà di pace. Noi discutiamo oggi, ora, si discute, si parla, siamo animali dotati di logos, di linguaggio, anche perché attraverso il linguaggio sappiamo e facciamo esperienza continuamente che possiamo anche trovare un accordo, no? E se non avessimo mai fatto esperienza che attraverso la parola ci possiamo accordare, taceremmo. Quindi, che senso ha dire che fa parte della natura umana la guerra? Altrettanto che la pace, la ricerca di pace. Il problema è che la guerra nasce politicamente sulla base di determinate ragioni, cioè che ad un certo punto la nostra capacità di parlare sembra venire meno, la nostra capacità di dialogare sembra venire meno, la nostra capacità di trovare un accordo, appunto, ragionando sulla base dei rispettivi interessi, riconoscendo questi interessi rispettivi, a un certo momento viene meno, per infinite ragioni può venire meno. E lì c'è la guerra. Quindi la guerra deve essere sempre spiegata, non in base a vaghe ragioni analitiche, psicologiche, eccetera, ma in base a motivi di ordine materiale, storico, economico. Cosa mi interessa sapere che abbiamo un naturale impulso? Certo, ci capita. Emerge questo impulso alla guerra laddove le nostre risorse dialogiche ci sembra siano esaurite. Ecco, allora bisogna cercare in tutti i modi che non si esauriscano queste risorse, che sono della nostra natura esattamente come poi
una volontà di aggressione quando ci sembra di non poter far vincere le nostre ragioni. Certo che abbiamo anche questa tendenza naturale, Questo è implicito anche nel dialogo. Quando io parlo con voi, cerco di convincervi, no? Se no non parlerei. Quindi anche nella parola, anche la parola è un'arma, dicevano i classici greci. Anche il logos è un'arma. I sofisti, no? Intendevano il logos come un'arma. Ma un'arma che permette l'accordo. Senza spargimento di sangue, senza il bellum nefandum di cui parla Virgilio. Ma Virgilio parla del bellum nefandum, cioè Virgilio ritiene che il bellum, la guerra, sia qualcosa di nefasto, nel senso proprio anche religioso, che il termine ha in latino, e nello stesso tempo nell'Eneide mostra come a un certo punto la guerra sia inevitabile tra i troiani e i latini. È inevitabile, ma poi riemerge la forza del logos che accorda, no? Perché dopo la guerra vi è un fedus, si determina un fedus, un patto eterno per sempre, nella mente di Virgilio, il poeta di Augusto, un patto per sempre tra i due popoli, le due etnie che si sono scontrate. Quindi la nostra natura è questa sistole, diastole, drammatica, tragica. Dobbiamo fare di tutto perché prevalga appunto il logos dell'accordo, del dialogo. È una fatica perché molte volte pare che sia inevitabile il ricorso alla guerra. Ma la guerra non può essere spiegata semplicemente sulla base della nostra natura, su base psicologica. Deve essere spiegata appunto come abbiamo cercato di fare prima, ecco, cercando di vederne le cause. E allora vedere le cause, sono cause che rendono inevitabile la guerra? Per esempio, ecco, Seconda Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale non la voleva nessuno ed è scoppiata perché appunto la nostra capacità dialogica era estremamente debole e le nostre capacità di previsione erano debolissime, no? Chi voleva la Prima Guerra Mondiale? Non la voleva nessuno. È stata una valanga che si è innestata con un intervento che nessuno pensava potesse suscitare lo sconquasso, no? L'ultimatum dell'impero austro-ungarico alla Serbia. Quindi lì è stata la nostra capacità di discutere insieme e di prevedere le conseguenze di una scelta piuttosto che di un'altra si è dimostrata debolissima e poteva essere evitata. Diverso il discorso per la Seconda Guerra Mondiale, perché lì la Seconda Guerra Mondiale è stata preparata e voluta da una potenza, non c'è dubbio alcuno. Era tutta una politica di guerra che la Germania nazista preparò fin dalla presa del potere, esplicitamente, dichiaratamente. E quindi lì era difficile che la ragione, la parola, il discorso potesse evitarla, perché c'era da una parte una volontà esplicita di egemonia sul piano almeno continentale, ma anche oltre che continentale, il patto con il Giappone e così via. Quindi quella forse era una guerra inevitabile. Cosa deriva dal fatto che la nostra natura vuole la guerra? No, il fatto che c'è una volontà politica che si impone in modo tale o che tende a imporsi in modo tale da rendere a volte inevitabile la guerra. Sì, salve, avevamo un'altra domanda. Volevo dire che forse una delle cause di questa tendenza espansionistica russa si può trovare nella debolezza della politica estera europea. Volevo chiedere quindi come mai si è arrivata a questa Europa così fragile e divisa. L'Europa dice? L'Europa... L'Europa sa, anche qui è difficile parlare di queste questioni in poche battute, ma insomma è chiaro che l'Europa, l'Unione Europea nasce dopo la seconda, il disegno dell'Unione Europea nasce la Seconda Guerra Mondiale ed è l'Europa degli sconfitti, non bisogna dimenticarsi, no? Tutta l'Europa è sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale, tutta. La Seconda Guerra Mondiale viene vinta da americani e russi. L'Europa è
la sconfitta, ma mette a frutto la sconfitta. Questo è il disegno, la grande opera dei padri fondatori dell'Unione Europea, che riconoscono di essere popoli sconfitti, ma mettono a frutto la lezione e dicono: ok, a questo punto tra noi non ci possono più essere guerre, e questo è ovvio, perché nessuno di noi ha più la potenza, ha più la possibilità di esprimersi come volontà egemonica. Quindi tra di noi non ci sono più guerre, ma di più, tra di noi ci deve essere un'unione economica, commerciale, ma anche politica, anche culturale, e inizia questo lungo percorso di una Europa unita. E questo percorso è proceduto, direi bene, fino agli anni 90 del secolo scorso, fino all'euro, fino alla moneta unica. Dopo il passaggio dall'unione monetaria, commerciale, economica all'unione politica ha incontrato via via difficoltà crescenti. Questo era anche inevitabile che fosse. Prima è fallita l'idea della Costituzione europea, poi non sono proceduti i programmi per quanto riguarda le politiche di convergenza in campo fiscale, in campo sociale. Ogni paese dell'Unione Europea ha legislazioni sociali, fiscali, eccetera, completamente difformi, e questo certamente non facilita il processo di vera unione. Qualche passo avanti si è fatto, ma poi ci sono state le diverse crisi, le varie crisi, e poi soprattutto appunto è il grande disegno di un'Europa che si proiettava come ponte fondamentale tra mondo atlantico e mondo asiatico, e quindi le relazioni con la Russia e con il mondo mediterraneo. La tragedia della politica europea nei confronti delle primavere arabe, no? L'Europa che si presenta sulla scena medio orientale in modo del tutto disunito, senza strategia comune, senza politica estera, dalla guerra in Iraq alle primavere arabe, alla lotta al terrorismo, fino alle politiche dell'immigrazione, no? Ogni paese europeo per conto suo. E lì l'Europa, il disegno di un'unione politica europea, da quel momento viene rimandato sine die. Questa è la situazione. Al momento il disegno di un'unione veramente politica europea è rimandato sine die. Nei confronti delle stesse sanzioni ogni paese europeo vanno infatti per conto proprio. Quindi siamo in una situazione drammatica anche per quanto riguarda l'Unione Europea. E quindi la debolezza europea che da un lato come dire, rende gli Stati Uniti la guida di tutto il mondo occidentale senza troppo come dire, contraltare contrappeso sull'altra sponda, certo, dell'Atlantico in Europa, e dall'altro lato, come ipotizzava il ragazzo prima, questo potrebbe far aumentare le mire espansionistiche e imperialistiche dell'ex impero sovietico russo. No, guardi, io credo che proprio di mire espansionistiche non ne abbia proprio nessuno. La debolezza anche industriale della Russia è palese, e lo sanno tutti gli analisti seri. Potrebbe essere però scatenare una paura, una volontà di resistere a un ulteriore processo dissolutivo che spinge, escludiamo per il momento le situazioni più catastrofiche a cui prima ho fatto riferimento, che però non possono essere escluse, assolutamente. Però escludendo quelle, un indebolimento continuo e una separazione, ormai una nuova cortina di ferro tra Europa occidentale, di cui ormai fanno parte tutti gli stati dell'ex patto di Varsavia, e Russia, lì una nuova cortina di ferro, e questo ovviamente costringe la Russia a una alleanza altrettanto di a tentare un'alleanza altrettanto di ferro con la Cina.
certo, questo potrebbe essere lo scenario forse più realistico per i prossimi anni. Quindi un blocco asiatico. Un blocco euroasiatico. Senta, professore, qual è il ruolo degli individui nel determinare il corso della storia? Perché prima abbiamo ricercato le ragioni da una parte e dall'altra, attribuendole alla dimensione collettiva, il popolo, l'Ucraina, la Russia, l'Europa, ma qui siamo anche di fronte alla volontà di singoli individui che determinano con pervicacia, con intenzione, con consapevolezza. Cioè la guerra, quando sento il capo della prima potenza del mondo che si esprime in quel modo, non è un linguaggio diplomatico, come si fa? Beh, in guerra non bisogna scandalizzarsi troppo dei linguaggi che si usa, anche se è certamente un linguaggio che non si era mai ascoltato. Forse solo da parte di Churchill nei confronti di Hitler, insomma, forse neanche. E comunque non è questo il problema. Il problema appunto che gli individui in quanto individui non possono proprio niente. Gli individui in quanto facenti parte di organizzazioni cui partecipano, a cui danno vita, a cui danno anche il loro sangue qualche volta. Allora sì, quelli contano. Abbiamo parlato di movimenti politici, abbiamo parlato di posizioni politiche che sono anche molto differenziate in Europa, anche negli stessi Stati Uniti. E negli stessi Stati Uniti ci sono fiori di tendenze in contrasto con l'attuale politica estera americana, eccetera. No? Ci sono mica soltanto i New Con, no? Quindi grandi intellettuali anche come Chomsky che contestano queste politiche da anni. E così in Russia è come se ci sono degli oppositori alla politica di Putin che vanno in galera, che rischiano la pelle. Sono oppositori. E come? Quindi gli individui possono testimoniare, gli individui possono dar vita a... O danno vita a movimenti che poi contano politicamente, o se no la loro è testimonianza, nobilissima, necessaria a volte. Ma testimonianza, come ne abbiamo avute tante eroiche durante il nazismo, come ne abbiamo, sono testimonianze. Alcune testimonianze costano niente. La mia in Italia, per fortuna, per quello che costa. Siamo in un paese, per fortuna, ancora certamente completamente democratico, in cui ognuno di noi dice quello che vuole, dopodiché che le sue opinioni vengano pubblicizzate o rimangano clandestine, vabbè, insomma, poco manca, ma poco conta, ma sono testimonianze, come dire, che non costano all'individuo che le fa. Ma però sono costantemente testimoni, ma però sono non contano nulla politicamente. No, ma pensavo a chi ha responsabilità di governo, pensavo a Zelensky, che nel giro di un anno ha portato il suo paese al conflitto. Ma non è lui che l'ha portato, ecco, anche lì non sarei d'accordo con lei. Cioè Zelensky, ecco, vediamo un po' la storia degli ultimi anni in Ucraina. Mi pare nel 2004, elezioni regolari, e vince un filo russo, per dire. E se voi andate a vedere la cartina del voto, vedete chiarissimamente la situazione dell'Ucraina. Tutte queste cose che vi dico le trovate navigando. Poi i ragazzi sono infinitamente più abili di me, ritrovano tutto. 2004, mi pare 2004, se non vorrei sbagliare, elezioni in Ucraina democratiche. Vince un partito filorusso che vuole appunto un accordo con la Russia. Non mi ricordo neanche più il nome del signore. Va bene. Disposizione del voto Galizia, diciamo 90% per il partito ucraino nazionalista o per l'insieme dei partiti ucraini nazionalisti, 90%, per cui ve n'era anche uno esplicitamente filonazista. Sempre in internet potete vedere i filmati delle processioni di questo partito con tutti che gridano Sieg Heil, eccetera, eccetera, e col saluto nazista.
le ragioni le ho spiegate, non che siano nati nazisti o che siano bacati nella testa. Le ragioni le abbiamo spiegate prima vedendo un po' la storia dell'Ucraina in questo secolo. Dall'altra parte, nel Donbass, il 90% per il partito filorusso. Cioè una spaccatura totale. Cioè bastava vedere quelle elezioni per dire, ahimè, qua c'è guerra civile. E se l'Europa fosse una potenza politica sarebbe intervenuto immediatamente prendendo i protagonisti e dire ma voi siete europei, ma mettetevi d'accordo, ma facciamola finita con queste cose, non so, qualcosa, perché insomma è talmente evidente la spaccatura, ma non è con una spaccatura come in Italia in cui, non so, Forza Italia prende il 50% a Milano e invece il 10% a Bologna, capite? Cioè non sono quelle robe lì ridicole rispetto alle tragedie che viviamo. È la spaccatura tra in un paese dove a Milano la Lega può prendere di più che a Roma. Non sono queste le stupidaggini. Qui erano partiti, appunto, che avevano quelle storie di cui abbiamo parlato dietro, che rappresentavano quelle divisioni lì. Avete capito? Ecco. E quindi bisognava intervenire immediatamente, non è stato fatto nulla, intanto che si è arrivati appunto alla guerra civile. Questa è la situazione. Quinta S, c'era ancora una domanda forse? Ci sentite? Male, ma insomma. Secondo lei, professore, quanto è concreta la prospettiva di un allargamento del conflitto che coinvolga ovviamente altri paesi oltre ai due direttamente interessati? E se esiste questa prospettiva, se è concreta, quale sarebbe il ruolo dell'Italia ipotetico? Riuscite a sentirmi? Il conflitto è già allargato. Il conflitto si è già allargato. Quando tu, ovviamente, a meno che non siamo proprio degli ipocriti indecorosi, quando tu mandi le armi a un paese, tu partecipi a quel conflitto, no? Scusi un momento. Quindi il conflitto è già allargato. Giusto o sbagliato che sia, il conflitto è già allargato. Il conflitto diventerebbe un conflitto globale nella misura in cui ci fosse un intervento diretto della NATO al suo interno, allora il conflitto diventerebbe immediatamente globale. Intanto che il conflitto non assume questa dimensione, può continuare sulla pelle ovviamente degli ucraini, può continuare. Fino a quando, ripeto, una delle due parti non si dichiari vinta. Questo è il punto. Si dichiari sconfitta sul campo. Non posso più continuare la guerra. Perché? Perché l'altro ha vinto o perché l'altro non ce la fa più a continuarla, per ragioni economiche, per ragioni sociali, che ne so. Oppure, terza opzione possibile, che quella mi pare che molti si augurano, e forse arrivato a questo punto pure io, anche se è una posizione, è quella di che questa guerra, che secondo me è anche il prodotto di un errore di valutazione strategico pazzesca da parte della Russia di Putin, conduca ad una caduta di questo del regime putiniano in Russia, e quindi con un altro leader o con un altro establishment o con un'altra leadership, certamente si potrebbe forse giungere rapidamente a un accordo. Queste sono le opzioni possibili. Queste sono le opzioni possibili. O la NATO interviene direttamente sul campo e allora il conflitto può diventare davvero una catastrofe globale, o la guerra continua attraverso appunto l'Ucraina, sostenuta dalla NATO indirettamente, continua la sua guerra e vince la Russia, può anche darsi. Oppure la Russia
abbatte il governo Zelensky e la NATO accetta la cosa. Sono realistiche queste prospettive? Secondo me no. Secondo me sia l'una che l'altra condurranno inevitabilmente alla globalizzazione del conflitto. Il ruolo dell'Italia? Zero. Molto semplice. Il ruolo dell'Italia in questa cosa è zero. Tranchant, ma del resto realistica anche questa, perché insomma. Quinta C? Ancora una domanda per la quinta S, un'altra ragazza. Prego. Se si può. Volevamo chiedere anche per quale motivo secondo lei la Russia non ha reagito nella stessa maniera nel momento in cui sono state l'Estonia, la Lettonia, la Lituania a voler entrare nella NATO. Ha reagito, ha continuato a reagire. Ogni volta che dal 2004 questi paesi sono entrati nella NATO uno a uno e fuori è rimasta attualmente solo l'Ucraina, ogni volta la Russia ha chiesto che ci fosse un accordo scritto in cui ci si impegnava a non operare ulteriori allargamenti. Ha sempre chiesto, ininterrottamente. Sì, ma non ha reagito sul piano militare, mentre questa volta ha reagito sul piano Sì, è perché è l'ultimo, è l'ultimo. È l'ultimo paese che era rimasto a non aderire alla NATO, l'ultimo. Di tutto l'ex blocco sovietico. D'altra parte le modalità di intervento ricordano anche un po' quelle che erano state, che era stato l'intervento in Afghanistan dei russi, cioè chiamato da fazioni locali e da una guerra civile latente che in qualche maniera aveva richiamato, mi pare di ricordare. Sì, ma lì, sì, è vero, Malisa era una zona di, diciamo, periferica, soprattutto allora, poi, no? Chi sapeva che esisteva l'Afghanistan? I libri di storia. Certo, tutto quindi male. Era una zona periferica e l'Unione Sovietica allora, non la Russia, l'Unione Sovietica pensò di allargare, ma lì l'Unione Sovietica aveva davvero esplicitamente una vocazione imperiale. Cioè, l'Unione Sovietica l'aveva veramente. Era nata sì come il socialismo in un paese solo, ma dopo la vittoria nella guerra civile, la vittoria dell'Armata Rossa nella guerra civile e la creazione dell'Unione Sovietica, l'Unione Sovietica svolgeva una politica globale, era un fattore essenziale della geopolitica. La Russia di Putin infinitamente meno. La Russia di Putin voleva mantenere esplicitamente un proprio ruolo di potenza globale, di potenza imperiale, ma non aveva nessun disegno tipo Afghanistan, né poteva giocare su settori, su ogni settore del pianeta come l'Unione Sovietica. Veda l'Unione Sovietica col Vietnam, per esempio, non so. Cioè, l'Unione Sovietica aveva, dopo la Seconda Guerra Mondiale, aveva un ruolo che qualunque leadership russa non può sognarsi di avere e non si è mai sognata di avere. Certo. E poi anche l'errore di valutazione sull'efficienza tecnologica delle forze di cui si dispone è stato chiaramente evidente, no? Cioè, quello che ci si aspettava tutti nei primi giorni della guerra in Ucraina non è avvenuto, è stato smentito in maniera clamorosa. L'inefficienza militare russa bisognava tenerne conto da parte loro. Quinta C, forse c'è ancora? Professore, mi sente? Buongiorno, mi sente? Vedo l'immagine bloccata del collegamento. Ma non c'è lui. Pronto? Mi sente? Il collegamento si è bloccato. Bloccato
Professore, non la vedo più. Aspettate un secondo che... Vediamo se rientra perché non... deve essere interrotto. Ecco, forse qua. Pronto, professore? Sì, adesso è riapparso il collegamento, era stato interrotto. Sì, sì, sì. Ok, mi vedete? Sì, sì, la sentiamo anche perfettamente. Ah. Oh. Beh, allora ancora un quarto d'ora per piacere. Sì, sì, assolutamente. Va bene, grazie. Ok, mi dica. Ragazzi. Io volevo farle una domanda riguardo le sanzioni che i vari paesi hanno... diciamo apportato nei confronti della Russia, se secondo lei hanno una validità concreta, un'efficacia reale? Beh, certamente sì. Uno degli introiti fondamentali della Russia dipende dalla vendita soprattutto di gas, poi anche la mancanza di non poter più importare certe cose, certi prodotti finiti o semifiniti, incide gravemente sullo stato delle sue industrie, di tutto il suo apparato tecnico-industriale. Quindi sicuramente sono sanzioni pesantissime per la Russia. E quindi la Russia già con l'Unione Sovietica, sostanzialmente la competizione con gli Stati Uniti si giocava su questi fattori, non tanto su un affrontamento militare diretto, che per fortuna non c'è mai stato direttamente, quanto proprio su queste cose qui, cioè una competizione economica, competizione tecnologica. La competizione economica soprattutto con sanzioni, e la competizione poi militare attraverso appunto la rincorsa continua al miglioramento dei sistemi di sicurezza, di difesa e di attacco. Poi non c'è un sistema di difesa che non sia anche un sistema di attacco. E quindi questo combinato disposto pesa sicuramente enormemente sulla Russia. Bisogna capire fino a che punto possa bastare a determinare una resa da parte dei russi. Ecco. Bisogna capire se possono risultare sufficienti queste sanzioni, tenendo presente che appunto le sanzioni sono applicate da gran parte dei paesi occidentali, ma non sono applicate dalla Cina, non sono applicate dall'India, non sono applicate dal Brasile. Cioè il 60% della popolazione mondiale sta in stati che non applicano le sanzioni. Molti stati africani, eccetera. Quindi non è che la Russia sia così completamente isolata come vaneggiano i media locali, cioè locali, di questo piccolo luogo che è dove abitiamo. Non è così. Anche l'Europa stessa applica le sanzioni in modo molto diverso da Francia, Germania, Italia, ma soprattutto vorrei insistere, cosa che ho detto più volte, che le sanzioni pesano in modo diversissimo da paese a paese. In alcuni paesi queste sanzioni sono di fatto delle autosanzioni. Noi italiani abbiamo soltanto svantaggi dall'applicazione delle sanzioni. Possono essere giustissime, bene, facciamole, ma dobbiamo sapere che a noi danno solo ed esclusivamente svantaggi. Mentre per altri paesi molto meno, per la Francia molto meno perché ha un'autosufficienza energetica, per la Germania pesano e come, per gli Stati Uniti danno solo vantaggi. Questo è il punto. Rendono competitive tutte le loro fonti energetiche. Quando parlo di energia parlo anche di materie prime per l'alimentazione,
perché anche quello, no? Beh, noi non ci nutriamo solo di gas, ci nutriamo anche di frumento, di altre cose. Quindi tutte le produzioni americane vengono valorizzate dal blocco delle esportazioni russe, non hanno nessuna controindicazione, mentre per i paesi europei ce l'hanno e come, e per noi ce l'hanno enormi. E vorrei raccontare ai nostri amici ragazzi il mondo che noi adulti li stiamo preparando dopo 20 anni, 30 anni, diciamo, di assoluta decadenza del nostro paese. Andatevi a leggere come stava il nostro paese 30 anni fa e leggetevi i dati di come sta ora, per quanto riguarda l'occupazione, eccetera, eccetera, per quanto riguarda la situazione del mezzogiorno e così via. Ma soprattutto la cosa più preoccupante è l'innalzamento vertiginoso del nostro debito che vi consegneremo, bello impacchettato, come regalo natalizio. Quest'anno il nostro debito arriverà al 160-170% del PIL, cioè a qualcosa come 270 mila miliardi di euro. Va bene? Scusate, 27 mila miliardi di euro. Va bene? Ecco. Si era detto che non doveva superare il 120% del PIL. No, siamo già, grazie a pandemia e grazie adesso alla batosta pazzesca delle sanzioni, noi arriveremo, adesso glielo dico con precisione perché è una cosa che ho letto proprio stamattina. Dunque, nel 2019 eravamo al 135%, cioè prima della pandemia, eravamo già al 135% del PIL, 2.400 miliardi, e oggi e alla fine di quest'anno arriveremo a 2.700 miliardi di debito pubblico e quindi sforeremo abbondantemente il 150% del PIL. Questo è il regalino che le nostre generazioni, la mia sciagurata generazione, consegnerà a voi, giovani. Io mi sento profondamente responsabile, quasi da piangere. Invece molti miei coetanei dicono guarda che bravi che siamo, guarda che bravi che siamo stati, che meraviglioso mondo che abbiamo preparato per figli e nipoti, oppure la colpa è degli altri, la colpa è di Putin. Ma speriamo che almeno quel bene inestimabile che è la pace, no? la convivenza secondo principi di rispetto, quantomeno basilari, e possa continuare. Che non ci sia un'estensione dei rischi, insomma, almeno sotto quel punto di vista lì, poi l'economia, speriamo che le nuove generazioni sappiano ricostruirsela anche su basi più eque di quello che abbiamo saputo. A proposito delle basi eque, questi sono i dati più recenti, il 20% degli italiani al 75% della ricchezza nazionale e l'1% mi pare arrivi al 50%, oltre il 50%. Questo sono i dati sulle disuguaglianze pazzesche che abbiamo creato, cioè oltre la decadenza economica anche un vertiginoso aumento delle disuguaglianze. E anche su questo, prima si parlava di sinistra, quando ero giovane si diceva che la sinistra erano quelli che facevano le politiche per una maggiore uguaglianza, per una maggiore pari opportunità. Oggi siamo il paese che ha il numero minore di laureati tra i giovani di tutta Europa, la percentuale minore, quindi la scuola come ascensore sociale eccetera finita, stop. Le disuguaglianze sono cresciute vertiginosamente, ma c'è ancora chi dice che c'è una sinistra in questo paese.
notazione polemica, ovviamente. Grazie, professore, di queste mille input, sollecitazioni alla riflessione, che certamente spero siano almeno in parte colte dai nostri ragazzi e approfondite nel loro studio anche futuro. Grazie davvero moltissimo. Grazie a voi e molti auguri di cuore.